Grazie, grazie come sempre per l'invito, grazie agli organizzatori. Ecco, mi avete lasciato qui ora solo a Soletto a difendere le sorti del Regno di Napoli, che diciamo è compito arduo, come spesso mi tocca fare anche. Spero di non essere schiacciato da questo compito così imponente. E certo, appunto, pensiamo a Federico Zeri e la pittura nel Regno di Napoli tra 4 e 500. Certo, un ambito di interessi quantitativamente meno frequentato rispetto ad altri contesti toccati dallo studioso, se per esempio pensiamo all'Italia centrale, ma che tuttavia ci consente di seguire alcune riflessioni che sono abbastanza tipiche del percorso di studioso di Zeri. Questioni di geografia artistica, si lavora molto sui margini, come le vogliamo chiamare, province, periferie, si lavora su personalità poco note, quando non addirittura ritrovate ex novo da Zeri stesso. Si lavora su questioni di interpretazione del Rinascimento, Rinascimento, pseudo-Rinascimento. Si lavora ancora su questioni di storiografia artistica, classicismo, anticlassicismo. E devo dire che poi la rilettura fatta in questa occasione delle opere di Zeri, diciamo, una volta ammirata la stupefacente conoscenza del territorio artistico, dei musei, dei depositi, delle collezioni private, degli archivi fotografici, si è accompagnata, però mi ritornavano in mente, leggendo queste cose, due frasi che ci dicevano quando eravamo studenti all'università i nostri professori. Una che era proprio di Pietro Toesca, maestro di Zeri, che ha citato anche Alessandro Angelini, prima conoscitori, poi storici. Poi me ne tornava un'altra, quella famosissima pure di Panofsky, il conoscitore è uno storico dell'arte laconico e lo storico dell'arte è un conoscitore loquace. Più in generale mi è tornato molto in mente il rapporto tra attribuzione e cronologia. Quando noi pensiamo alla figura del conoscitore, immediatamente ci viene in mente un qualcuno che deve produrre un nome. Mi chiedo, il conoscitore deve produrre anche una data? Quando produce questa data? Sulla base di quali argomenti la produce? Questo è molto interessante, appunto, seguendo il percorso di Zeri. Ecco, anche quando io parlo di pittura nel Regno di Napoli, in realtà vado a toccare una realtà che è molto articolata, molto complessa per ricchezza e varietà di opere, a cui corrisponde inversamente proporzionale una scarsità di notizie, di punti fermi, di documenti. Voi lo sapete che tutti gli atti notarili dei notai del 400 di Napoli sono andati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. I punti fermi sono davvero molto pochi e in realtà noi dobbiamo, penso onestamente, riconoscere che nonostante l'attività intensa a partire dai padri fondatori della disciplina, Cavalcaselle, Berenson, Venturi e poi tutta una vivacità di studi su questo periodo, in realtà il libro d'insieme sulla pittura del Regno di Napoli non è stato ancora scritto. E anche quello che è l'unico volume che possiamo vantare sull'argomento, che è lo straordinario Napoli e le rotte mediterranee della pittura, pubblicato nel 1977 da Ferdinando Bologna, è certo un apice storiografico, ma che però tratta la materia da un'angolazione molto precisa, che è quella esclusivamente di Napoli capitale. In una sorta di concezione di arte di corte che vive in perenne osmosi con quello che accade sull'altra sponda del Mediterraneo occidentale, ossia la Spagna. C'è un libro molto attento a costruire questi legami, ma forse meno attento a identificare le continuità storiche che ci sono sul territorio del Regno di Napoli. Ecco, anche se noi consideriamo per sommi capi quella che è il dibattito storiografico sul Regno di Napoli degli ultimi decenni, proprio semplificandovelo all'osso, dobbiamo constatare che quell'unità politica che noi chiamiamo Regno di Napoli, cioè un regno autonomo che ha una capitale che è Napoli appunto, non è ancora però quella struttura
fortemente centralizzata che poi si verrà a determinare soltanto nel corso del Cinquecento con Don Pedro de Toledo e con l'imperatore Carlo V. Non dobbiamo correre il rischio di proiettare sul regno aragonese di Napoli quello che poi è la storia successiva della Napoli del Cinquecento. Il regno di Napoli del Quattrocento è ancora una realtà estremamente policentrica, diffusamente policentrica, nella quale il sovrano, per poter governare e mantenere il proprio titolo regale, ha bisogno di stringere in continuazione alleanze, soprattutto perché le fazioni filofrancesi sono pronte ad allearsi e a sottrargli il potere. Vedi per esempio la famosissima congiura dei baroni dell'85-86. Quindi il sovrano ha bisogno di instaurare rapporti personali molto forti con l'alta feudalità del regno, personaggi che sono conti, duchi, principi, che a loro volta sono titolari di unità statuali molto ben consolidate, molto ben strutturate, e spesso queste unità statuali hanno delle capitali. Noi potremmo dire delle piccole capitali, ma sono delle capitali molto importanti anche per quanto riguarda la committenza artistica, perché in queste capitali si costruiscono palazzi, chiese, quindi c'è bisogno di opere d'arte che spesso sono condotte anche da artisti di primo piano. A tutto ciò ovviamente bisogna aggiungere il ruolo della Chiesa, degli ordini religiosi, che in queste dinamiche anche di rappresentazione pubblica del potere hanno un ruolo di primo piano. Ora, in un'architettura storiografica così policentrica ancora, è chiaro che il ruolo di un personaggio come Federico Zeri diventa rilevantissimo e importantissimo, perché Federico Zeri non è uno che si lascia incantare dalle grandi montagne e basta. Federico Zeri va a scavare delle fenditure della roccia, va dentro ai coni d'ombra profonda e porta luce. E in questo campo Federico Zeri è intervenuto con circa 9 contributi. Su artisti che vanno da Giovanni da Gaeta, Cristoforo Scacco, maestro del Polittico di San Severino, Riccardo Quartararo, Antonio Rimpatta da Bologna, altre personalità che lui stesso ha inventato dal nulla, il cosiddetto maestro dell'adorazione di Glasgow, lo pseudo Scacco, di cui poi noi parleremo. Io ovviamente non posso trattare tutti questi argomenti perché sono molto diramati, molto ricchi e articolati, proverò a seguire una linea. E soprattutto seguirò anche un'area geografica che Zeri ha battuto in maniera particolare e che anzi ha contribuito a farci comprendere in tutta la sua ricchezza, che è quell'area di confine, quell'area di margine appunto, che sta tra Basso Lazio e Campania settentrionale e che ha come centri fondamentali Gaeta e Fondi. Ora, gli scritti di Zeri su questa materia sono molto precoci nella sua attività, vanno dalla fine degli anni 40 ai primi anni 60. A quell'epoca Zeri è nella pubblica amministrazione dello Stato, allora si chiamava Ministero della Pubblica Istruzione, non ancora Ministero dei Beni Culturali, e lavora, pensiamo, siamo nell'epoca del dopoguerra, c'è il problema anche della ricostruzione. E quindi è molto attivo sul territorio. E su questi temi lui duetta moltissimo con un personaggio che ha una storia quasi parallela, che è Ferdinando Bologna. Tutti e due sono stati allievi di Pietro Toesca a Roma, alla Sapienza. Tutti e due, molto giovani, entrano nell'amministrazione dello Stato, nella tutela. Tutti e due, nel 1950, sono già alla corte di Roberto Longhi perché sono tra i redattori del primo numero della rivista Paragone, 1950. Gli altri erano Arcangeli, Briganti e Longhi stesso, quindi direi un quintetto, insomma, un gruppo niente male. Ora, vedete questa immagine, ovviamente l'avete riconosciuta, Giovanni da Gaeta, ve lo richiamo un po' come prologo
di questa vicenda, perché non mi potrò soffermare in dettaglio su questo personaggio che proprio Federico Zeri ha contribuito a recuperare, lo ha resumato lui. Non è arrivato subito al nome, l'ha chiamato prima maestro del 1456. Poi alla fine si è individuato anche il nome Giovanni da Gaeta, quindi proprio un artista che viene da lì, da Gaeta. A Gaeta, per esempio, è stato fermo 7 anni Alfonso il Magnanimo prima di prendere Napoli, è stato dal 1435 al 1442 a Gaeta. E proprio in questo contesto sorge questo artista. E Zeri è molto bravo perché ne ricostruisce anche l'ampiezza dell'attività. E lui lavora a Gaeta, lavora a Fondi, ma poi lavora anche a Napoli. Adesso sappiamo che il suo raggio era molto esteso, abbiamo trovato sue opere anche nel Salernitano, nella Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, opere sue in Sardegna, a Maiorca. Quindi è una specie di dominatore del mercato di Napoli e del Mediterraneo e dei territori limitrofi. Personaggio anche che ha un arco cronologico molto ampio, le sue opere documentate vanno dal 48 al 1472, una sorta di estrema propaggine, un estremo autunno del tardo gotico quando ormai si era affermato un gusto ormai decisamente orientato in senso rinascimentale. E forse su Giovanni da Gaeta è giunto adesso il momento di fare il lavoro d'insieme che ancora manca, perché molti suoi quadri possono essere, e sue opere possono essere ancorati a dati e contesti. Quindi un lavoro d'insieme su quest'artista sarebbe, a mio avviso, quanto mai auspicabile. Quindi qui ci troviamo a Gaeta, vedete, questa è l'opera del 1456. Giovanni da Gaeta, pittore molto carino, delicato, un po' ripetitivo se vogliamo nei suoi schemi. E però proprio ancora in questo territorio c'è l'altra incursione di Federico Zeri, molto precoce, 1949, sul bollettino d'arte, un trittico di Cristoforo Scacco. Tutto parte da una incursione nella fototeca di Adolfo Venturi alla Sapienza, dove Zeri individua questa opera, passava sotto il nome di Bartolomeo Bonascia, e del modenese Bartolomeo Bonascia, all'epoca era sul mercato antiquario londinese, e Zeri, come si dice, la inchioda immediatamente perché tira in ballo questo che è uno dei capolavori del Quattrocento italiano, il trittico dell'Annunciazione tra i Santi Onorato e Mauro di Cristoforo Scacco, che si conserva per l'appunto a Fondi. Cristoforo Scacco da Verona, di origine veronese, non sappiamo nulla di un'eventuale preistoria veneta di quest'artista, lo conosciamo soltanto quando appare in questi territori e poi si trasferisce negli anni 90 a Napoli e nel Salernitano. E Zeri qui, ovviamente, come si dice, il confronto inchioda. Qua si vede la grandezza del conoscitore. È chiaro, non c'è niente da dire, è Cristoforo Scacco. Però Zeri è talmente bravo che non solo individua il nome, ma individua anche il contesto dal quale proviene la tavola, appunto, che vi facevo vedere, che si trova adesso in questa collezione londinese. E praticamente Zeri recupera una tradizione erudita degli inizi del Novecento in cui si dice che nella chiesa di San Francesco a Fondi esisteva un trittico con la Madonna, col bambino, e i santi Francesco d'Assisi e Antonio. Zeri trova contemporaneamente sul mercato antiquario fiorentino questo trittico, che ovviamente non può essere di Scacco per ragioni di qualità, però dice lui è un riflesso del trittico di Fondi descritto dagli eruditi antichi. E in particolare si sofferma su questo confronto e dice: ecco, il trittico è una derivazione dal il trittico di Firenze, una derivazione dal trittico che era nella chiesa di San Francesco a Fondi, commissionato da Onorato Caetani II, conte di Fondi, e la Madonna di collezione Lloyd Griscom è una straordinaria reliquia di quel trittico. Però attenzione, qui
scatta quella questione tra attribuzione e cronologia. Come conclude il suo esame Zeri? Dice della Madonna Lloyd Griscom: la singolare mistione di cultura nordica e meridionale cadenzata di accenti a toni azzeschi è quella tipica di Cristoforo Scacco intorno al 1500. Ora è interessante capire perché Zeri dice che questa è un'opera intorno al 1500. Perché, confrontandola con la Madonna del Trittico dell'Annunciazione, Zeri si basa sul fatto che il Trittico dell'Annunciazione sia datato 1499. Ora, questa data in realtà non esiste, è frutto di un fraintendimento, di un'errata collazione di dati, è un errore che si propaga nella storiografia e soprattutto si propaga perché Berenson, nell'edizione del 1932 dei pittori italiani del Rinascimento, ha messo il trittico di Scacco dell'Annunciazione alla data 1499. Quindi questa è l'argomentazione. Siccome gli eruditi locali descrivevano il trittico proveniente da San Francesco, di cui secondo Zeri la Madonna londinese è un frammento, come un trittico con la data 1483, cosa dice Zeri? Gli eruditi hanno sbagliato, hanno trascritto male la data, perché non è possibile che questa Madonna sia del 1483 e più tarde va col trittico dell'Annunciazione che è del 99. Ora, che cosa è successo? È successo che recenti ricerche storiche di Giovanni Pesiri, che è uno studioso medievista che si occupa in particolare di fondi, hanno dimostrato invece che effettivamente quella iscrizione era stata trascritta bene e che il trittico di San Francesco da cui proviene la Madonna di Londra, di cui la Madonna di Londra è un frammento, era stato effettivamente commissionato da Onorato II Caetani, conte di Fondi, e aveva effettivamente la data 1483. E Pesiri non solo ha dimostrato questo, ma ha dimostrato anche che esistevano altre opere di Cristoforo Scacco, tutte datate tra il 1483 e il 1484, tutte con il nome di Cristoforo Scacco. Quindi cosa ne deduciamo? Che tra 1483 e 1484 Cristoforo Scacco è stato una sorta di vero e proprio pittore di Casa Caetani, un pittore di corte di Casa Caetani. E tra l'altro, appunto, Zeri diceva 1483, non può essere, non va bene 1500, ma perché? Se noi guardiamo il trittico dell'Annunciazione, tutti gli indicatori ci portano ad una cultura molto precoce, è un mantegnismo molto arcaico, molto legato appunto al polittico di San Luca, come vediamo in questo confronto, legato ancora alla pala di San Zeno, è stata richiamata questo come confronto molto spesso. Io direi si arriva al massimo alla pala portuense di Ercole De Roberti per il tema bellissimo del sollevamento della piattaforma che consente di vedere lo scorcio di paesaggio e che ci fa vedere appunto nel trittico dell'Annunciazione questa bellissima veduta di fondi. Tra l'altro, nel trittico dell'Annunciazione tutti gli indicatori vanno in direzione di Onorato II Caetani, il quale muore nel 1491. Quindi mai questo trittico potrebbe essere del 99, perché gli stemmi sono di Onorato Caetani, il santo che c'è è onorato. Si vede il castello e la rocca fondati da Onorato Caetani. Tutto concorda perfettamente con la data 1483. E quindi io direi che adesso, quando noi parliamo del trittico dell'Annunciazione, parliamo di un'opera che è stata fatta, io direi, messo come data orientativa 1483-1485, legandola a questa attività di scacco, come dicevo, per la Casa Caetani. Ora voi capite che questo ha un riverbero importantissimo anche se noi pensiamo a una costruzione storiografica ampia per quella che è stata la pittura del Regno di Napoli del 400, perché
Perché una cosa è dire che il percorso di scacco e quindi la penetrazione di questa cultura prospettica di origine mantegnesca nel Regno di Napoli si è avuta negli anni 90, è una cosa dire che questa penetrazione si è avuta negli anni 80. Cioè le cose cambiano completamente. Allora, Zeri, sì, l'attribuzione è ineccepibile, ma la cronologia? Ecco, va bene, qui giusto per richiamarvi così il fatto della bellezza, qui forse Zeri avrebbe parlato di pseudo-rinascimento, forse per un passaggio di questo, che lui descrive molto bene, poi, amalgama di cultura veneziana e veronese, di accenti romani e squarcioneschi, certamente ispirati a Girolamo da Cremona, contro un fondo di variopinti e stofado. Questa è la descrizione di Zeri, molto bella, di questo brano. E sotto questa splendida veduta di fondi, che giustamente poi Gianni Romano inserì nel volume degli Annali della Storia d'Italia, nel saggio dedicato all'idea di paesaggio, e lo montò sotto la tavola Strozzi della veduta di Napoli. Mi sembra un accostamento da grande storico dell'arte. Ecco. Certamente questo è uno dei grandi paesaggi delle grandi vedute di città del 400 italiano. Ecco, passo poi a un altro problema. Questo è identificato ex novo da Zeri. Qui Zeri è stato davvero straordinario. E siamo ancora a Gaeta, siamo sempre in questo stesso territorio, che poi è un territorio importantissimo per la storia di Napoli. Perché non si arriva nel Regno di Napoli se non si passa attraverso quel territorio. E quindi avere appunto, un feudatario come era stato Onorato II Caetani, che aveva dei titoli feudali importantissimi, e poi divenne un Caetani d'Aragona perché inquartò lo stemma con quello del sovrano. Quindi in realtà la Fondi del 400 è una, non saprei dire, una piccola capitale feudale, io forse direi non tanto piccola, E ancora andando su questo territorio, Zeri va a Gaeta, ancora torna a Gaeta, nella sacrestia della Santissima Annunziata e individua questo dipinto. Questo dipinto che era stato catalogato, citato da Berenson e catalogato sotto il nome di Baldassarre Peruzzi. E qui Zeri, a gioco facile, dice ovviamente niente a che vedere con Baldassarre Peruzzi, forse perché vagamente l'Annunciazione è un gesto che ricorda l'Annunciazione di Simone Martini con quel movimento della mano. Dice Zeri, è un dipinto in relazione con la cultura figurativa di Girolamo da Cremona e di Cristoforo Scacco. Una volta individuato questo quadro, poi Zeri ha, a mio avviso, un autentico colpo di genio. Qui si vede l'immensità, la grandezza del conoscitore, perché lega a questo dipinto quest'altro dipinto, totalmente ignorato e dimenticato da tutti, William Museum di Cambridge, ma che sappiamo provenire da Gaeta. E dice la stessa mano del dipinto della sacrestia dell'Annunziata. E conia un nome di comodo e lo chiama Pseudoscacco. C'è un pittore di cui non riusciamo a trovare l'identità anagrafica, ma che ci consente di seguire il percorso, l'evoluzione dello stile di Cristoforo Scacco nel corso del Cinquecento. La cosa che, e qui ritorna la riflessione, il rapporto fra attribuzione e cronologia. La cosa veramente che colpisce è che quando Federico Zeri si occupa di questo quadro, tralascia completamente di dire che questo quadro è una data precisa, che tra l'altro era pubblicata anche nel catalogo del museo. Ha un'iscrizione in cui c'è il nome del committente, Giovanni Antonio, purtroppo non lo riusciamo a identificare, come non sappiamo da quale edificio preciso di Gaeta il quadro provenga. E c'è questa data 1507.
che nella penuria di punti di riferimento certi che vi dicevo per la pittura napoletana di questo periodo ha un ruolo importantissimo. È appunto un elemento su quale poter poggiare dei ragionamenti. Tra l'altro vi devo dire che poi vedete in basso qui, nel restauro del 2005, è emerso questo cartiglio sul quale io vi devo dire sono impazzito, l'ho fotografato, ma niente, c'è la parola pintore, ma prima di pintore ci sta una lacuna, ma ci sta una lacuna che praticamente ci direbbe il nome di questo pseudoscacco. Io non lo so, insomma, però devo fare qualcosa, mo cominceremo le analisi, tutto quello, insomma. In questo cartiglio ci stava scritto il nome del pittore. Adesso rimane soltanto pintore, bah, e poi una dedica, eccetera, eccetera. Però allora, quando io vedo questo quadro, allora mi chiedo, lui Zeri lo chiama pseudoscacco, però un quadro di questo genere, data 1507, è un quadro che ci parla solo di scacco o ci parla anche di qualcos'altro? Se noi pensiamo a quei dettagli che abbiamo visto prima, a quelle fioriture dorate, a quella gracilità anche di certi elementi architettonici, qui io invece ci vedo un clima un po' più avanzato, un tentativo di creare questa sacra conversazione all'interno del paesaggio, un movimento di figure fra di loro che a mio avviso richiede un qualcosa di più rispetto a scacco. E io personalmente, però questa è un'idea che non so, poi ne parliamo se la condividete anche voi, io personalmente penso che questo qualcosa debba essere ormai quel pittore che noi abbiamo sempre chiamato pseudo Bramantino e che poi si è identificato con lo spagnolo Pedro Fernández. Perché io credo che quel pittore, quello pseudo scacco, di cui non riusciamo a trovare il nome, ormai ci abbia dentro anche queste cose qui. Ed è questo, secondo me, il modello sul quale lui si fonda per impostare questa sua sacra conversazione. Certo, è tutto più compresso, tutto più compatto, non c'ha quell'ariosità, quella grandiosità di Pedro Fernández. Però io credo che ormai a questa data dentro ci sia anche la questione Pedro Fernández. Non soltanto più scacco, solo scacco. Scacco c'è, per carità, ma non solo scacco. Allora, questa data 1507 diventa importantissima, perché voi lo sapete che la cronologia di Pedro Fernández è tema dibattutissimo e c'è ancora chi comincia la storia di Pedro Fernández a partire dal 1510 in avanti. Stato soprattutto Ballarin, io ne sono pienamente convinto, a dire che questa storia invece va anticipata ai primi anni del Cinquecento. Lui datava il quadro del 1504 di San Gregorio Armeno al 1504-1506. Allora quella data 1507 per me diventa una conferma che effettivamente la cronologia di Pedro Fernández nelle sue manifestazioni napoletane va anticipata e che la storia del pittore comincia già in questi anni. Ora vi prego di osservare nel dipinto dello cosiddetto pseudoscacco anche certe particolarità che sono proprio sue caratteristiche morfologiche, questi piedoni, queste manone, questi scorci molto arditi, anche un po' forzati delle mani, questa caratterizzazione molto forte del volto, dei volti. Questi sono tutti tratti morfologici molto particolari che secondo me si ritrovano anche in altri dipinti. Cioè, per me è possibile allargare il catalogo di questo pittore che chiamiamo appunto pseudoscacco. È il primo dipinto, secondo me, si trova sempre a Gaeta, nella Casa Santa dell'Annunziata,
nella cappella dell'Immacolata Concezione, cosiddetta Grotta d'Oro, che nel suo complesso è stata decorata negli anni 30 del Cinquecento da un pittore seguitatore di Andrea da Salerno che si chiama Giovan Filippo Criscuolo. Poi vedete ovviamente al centro, come pala d'altare, l'Immacolata di Scipione Pulzone, che è stata aggiunta nei primi anni 80 del Cinquecento. Però dentro questa Grotta d'Oro, cosa che nessuno ha mai osservato, c'è questo dipinto, che è un dipinto che raffigura la Natività tra i santi Montano e Giovanni Evangelista, certamente un quadro che è stato ampliato, ritoccato, ridipinto nel Seicento da un pittore prossimo a Massimo Stanzione, credo, ma che nella sua strato originario, a mio avviso, è un'altra delle opere di questo pseudoscacco. Perché appunto, se noi lo andiamo a vedere da vicino, isoliamo dei tratti davvero molto belli. Vedete questi scorci delle mani che tornano, questi scorci arditi. Qui direi ancora più su Pedro Fernandez. Io qui parlerei forse più che di pseudoscacco, di pseudo Fernandez. Quando vedo anche pezzi di questo genere, mi vengono molto in mente le opere del pittore spagnolo. E diciamo, mi sembra che l'accostamento poi con il quadro di Cambridge possa funzionare abbastanza bene, anche questo modo poi di fare le lumeggiatori sui capelli molto sottili, gli scorci, la caratterizzazione anche nelle mani, mi pare che il gruppo si possa tenere abbastanza bene. A mio avviso, la questione pseudoscacco si riverbera anche su un annoso problema che questa volta coinvolge Napoli. E coinvolge questi due grandi tabelloni prospettici, eccoli qua, che si trovano nella cappella Tolosa della chiesa di Monte Oliveto, appunto a Napoli. Sono dei grandi tabelloni prospettici che vennero scoperti alla metà dell'Ottocento, purtroppo sono molto rovinati, e più passa il tempo e più si rovinano. E sono dei dipinti che quando vennero studiati, prima da Fiocco, poi dalla Costanza Lorenzetti, vennero avvicinati alla cultura prospettica, allora si chiamava Pseudo Bramantino, poi lo chiamiamo adesso Pedro Fernandez, quindi qualcosa del primo decennio del Cinquecento. Poi arrivò invece Ferdinando Bologna e disse: non è vero, questa è la prima opera di Cristoforo Scacco, che ci fa vedere Cristoforo Scacco in una visione bramantesca, che è il segno caratteristico della sua cultura iniziale. Ora, come abbiamo visto, la storia di Scacco comincia, ahimè, ben prima degli anni 90 rispetto a come pensavano Zeri e poi anche Bologna. E poi, se devo dire, questi grandi tabelloni prospettici sono un qualcosa in più rispetto a quella architettura un pochino gracile e leggera di Cristoforo Scacco. Sono dei potentissimi sfondati prospettici che, a mio modo di vedere, anche in questo caso, non possono prescindere dalla presenza dello pseudo bramantino, cioè di Pedro Fernandez. Ecco, in particolare, credo che questo taglio di sotto in su, questa potenza delle membrature architettoniche, questa forza appunto dello scorcio, risento ormai di opere tipo il Polittico della Visitazione di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, che ora è a Capodimonte. E ora ovviamente appunto, quando guardiamo per esempio nel tabellone Tolosa questi oculi prospettici con le figure dei profeti che si affacciano, penso che dobbiamo presupporre anche gli sfondati prospettici di Pedro Fernandez, tipo la decorazione di Ettore Carafa in San Domenico Maggiore a Napoli. Quindi
Penso che Fiocco, Lorenzetti avessero ragioni. Se devo dire, anche io che in un primo momento mi ero tenuto su Bologna, avevo detto su Ferdinando Bologna, e ho detto sì, però avevo detto scacco sì, ma con un punto interrogativo, però non sono proprio degli inizi, sono un po' più avanti. Poi però io stesso ho avuto un ripensamento e ebbi modo di dire che questi affreschi secondo me vanno legati al problema dello pseudo scacco, questi di Monte Oliveto, appunto. Intendendo dire che è un problema che riguarda il primo decennio, la fine del primo decennio del Cinquecento. Tra l'altro, tutti gli indicatori che abbiamo sulla decorazione della Cappella Tolosa vanno in questa direzione qua, circa 1507-1510, perché c'era una pala di Pinturicchio con questa data. E c'erano poi anche delle bellissime tarsie lignee di Fra Giovanni da Verona, sempre di questa data 1507-1510. Quindi credo che il tutto rientri in un progetto unitario. Questa posizione è stata tra l'altro ripresa e difesa con argomenti molto forti da Fiorella Sricchia Santoro recentemente, con due interventi, e anche lei adesso è propensa a portare i tabelloni di Monte Oliveto verso una data più avanzata. Eliminando questi tabelloni dal problema scacco, penso che tutto il percorso del pittore diventi molto più fluido, perché non c'è più bisogno di dire che dopo Fondi era tornato a Milano, aveva visto Bramante e così aveva irrobustito il suo stile, perché l'architettura di scacco rimane sempre molto gracile in tutto quanto il suo percorso. E così Scacco non deve fare questo avanti e indietro. E questo ritorna, come credo sia giusto che sia, un problema della fine del primo decennio del Cinquecento. Ecco, io appunto, ora è difficile su degli affreschi così rovinati fare i confronti così puntuali, però io quando vedo dettaglio di questa figura di Monte Oliveto che vi ho mostrato a destra, penso che sia eseguita quasi sullo stesso disegno, sullo stesso cartone del quadro del Fitzwilliam. Li vedo molto vicini e anche questi scorci così arditi che vi dicevo prima, che sono caratteristici del pittore, li ritrovo praticamente identici in tutto quanto il gruppo. Ecco, io ora non so se ho debordato, avrei da chiudere dicendovi qualcosa sul Pedro Fernandez, ma non so se ho già sforato i tempi o posso fare questa chiusura. Vado o chiudo? Va bene, sono molto rapido comunque. Allora, abbiamo detto scacco, pseudoscacco, ma anche Pedro Fernandez, pseudo Bramantino, pittore amatissimo da Federico Zeri. E devo dire che quando io l'ho conosciuto perché gli chiesi di andare a vedere questo quadro che stava nella sua collezione a Mentana, un quadro del periodo mediano del pittore, bellissimo dipinto. In quell'occasione io poi lo incontrai e poi siamo rimasti anche in contatto, soprattutto sul problema maestro dell'adorazione di Glasgow, perché era una cosa che si era inventata tutta lui. E io poi ho fatto delle aggiunte, però ne abbiamo parlato molto in forma epistolare. Devo dire che lui mi ha sempre molto sostenuto. Però diceva: Sinaldi, però ci sono degli altri pezzi, vediamo se lei è così bravo da trovare anche questi altri pezzi che ci sono in circolazione. E quindi, pittore amatissimo, Zeri non ha mai scritto un articolo specifico su Pedro Fernandez o Pseudo Bramantino, come si chiamava. Ne ha parlato nel il saggio sulla cosiddetta sortita anticlassica di Cola della Matrice, accostati due pittori fra di loro per questo tema dell'anticlassicismo. Ora, come sapete, la questione dell'anticlassicismo, anche come categoria storiografica, è stata messa fortemente in discussione anche per quanto riguarda lo stesso Cola della Matrice, anche in occasione della mostra recente che c'è stata, quindi no, non oso minimamente toccare questa vicenda dell'anticlassicismo, però in quell'occasione Zeri parla di questo pittore e lo associa appunto a un certo momento di Cola della Matrice, di questa tangenza Fernandez-Cola della Matrice. Però, se
Federico Zeri in questa fase, siamo ormai negli anni 70-80, non si occupa più, vi dicevo, è un interesse degli inizi della sua attività, non scrive più tanto di cose meridionali, però compie un gesto di grande magnanimità e segnala a Fausta Navarro, nel saggio che ha scritto nell'82, molto importante della ricostruzione di questo pittore, segnala questa bomba atomica, che è questo meraviglioso San Giovanni Battista, che Zeri stesso aveva attribuito nel 1976, l'articolo della Navarro e dell'82, un dipinto poi finito a Pasadena, ma che è un dipinto a parte la qualità stupefacente dell'opera, lo stato di conservazione, si è rivelato un dipinto fondamentale perché ha consentito di arrivare dopo che anche Andrea Bacchi aveva collaborato all'impresa ritrovando la Cimasa, pubblicata nel 96. Tutti questi ritrovamenti hanno contribuito a ricostruire il grandioso polittico di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli. Mancano ancora all'appello la tavola centrale, che era una Madonna delle Grazie, e il laterale di destra, che era un San Girolamo. Andati perduti? Secondo me no, forse prima o poi usciranno anche loro. Però adesso più o meno abbiamo un'idea complessiva di come fosse questo polittico. Altra grande trovata di Federico Zeri è quest'altra opera che attualmente si trova a Pedrola, nei pressi di Saragozza, vedete, nella collezione della Duchessa di Villahermosa. Anche questo ha generosamente segnalato l'opera a Fausta Navarro. La vedete qui prima del restauro. Questa è l'immagine dopo il restauro. Ed è un dipinto che si è rivelato un pezzo fondamentale per la storia napoletana del pittore, perché a questo dipinto si accompagna la notizia che l'opera è stata di proprietà di uno dei viceré di Napoli, il viceré Don Juan de Aragon, conte de Ripagorsa, il quale fu viceré di Napoli dal 1506 al 1509. Nel 1509 se ne ritornò da Napoli in Spagna. Quindi è altamente probabile che questa opera sia anteriore al 1509 e anzi torna molto bene con gli anni in cui Don Juan è stato viceré, 1506, e diventa un pezzo straordinario per ricostruire questa fase napoletana di Pedro Fernandez allo scadere del primo decennio del Cinquecento. Partendo da questa opera, e questa è una scoperta recente, devo dire ottima, molto buona, Odette Dalbo, negli atti del convegno su Bramantino, 2014 mi pare, poi pubblicati e curati da Mauro Natale, ha individuato in un museo minore della Germania, a Celle, Bassa Sassonia, nei pressi di Hannover, questo dipinto che, snobbato dalle collezioni reali berlinesi e mandato in esilio in un museo di provincia sotto il nome di Amico Aspertini, in realtà io non l'ho visto dal vero, non l'ho ancora visto da vicino, lo giudico in fotografia, ma direi che non ci possono essere dubbi. È un capolavoro di Pedro Fernandez che sta splendidamente a fianco all'Adorazione Villahermosa. Quindi molto bene Odette Dalbo, bravissima, però anche qua devo dire una cosa che riguarda la cronologia, perché Odette Dalbo, nel momento in cui vuole dare una data al dipinto di Celle, dalla data 1504-1506, cioè data l'opera al periodo napoletano. Invece, a mio avviso, queste due opere messe assieme, pur rivelando un'identità di mano,
rivelano una distanza di cronologia, perché il quadro Villahermosa, cioè quello che vediamo a destra, ha un senso di monumentalità dell'architettura, un gusto per la rovina classica, un senso di misura e di armonia nello spaziare in profondità i personaggi che nel quadro di Celle ancora non c'è. Quindi il quadro di destra, per come la vedo io, è un quadro che segna già il passaggio di Pedro Fernandez a una fase più avanzata, in cui probabilmente, sì è vero, l'incisione Prevedari di Bramante, però guardate quell'ampiezza forse Pedro Fernandez l'ha raggiunta soltanto guardando i grandi resti di Roma antica, quando da Milano è transitato per Napoli, verso Napoli. E allora, a mio avviso, il quadro di Celle manifesta una fase più antica, più arcaica del pittore. Probabilmente ci consente ancora di individuare il pittore proprio nei suoi esordi milanesi, perché il dipinto rispecchia una fase molto precoce della cultura milanese. Io lo vedo registrato su questo bramantino qua. Lo vedo un quadro molto legato a questo momento tardo quattrocentesco della cultura milanese. Devo dire che la scoperta della Dalbo è anche molto importante, perché porta una nuova luce su quest'altro dipinto che si trova ad Hartford, nel Connecticut, che ha una storia attributiva illustre. Long e Fischel dicevano Francesco Napoletano, Federico Zeri lo cataloga come anonimo lombardo, Pedro Fernandez secondo Alessandro Ballarin. Qua devo dire, su questa attribuzione io ho sempre avuto qualche pochino di riserva, però devo riconoscere che poi, quando si mettono insieme i due quadri, l'accostamento che fa la stessa Dalbo, è lei che li mette insieme questi due dipinti. Guardate per esempio il bagliore di luce che esplode nella parte alta del dipinto, il modo di fare il panneggio, la Dalbo fa anche questo confronto qua. E allora cosa possiamo concludere? Che appunto con questi due quadri probabilmente noi abbiamo la possibilità di vedere la faccia di Pedro Fernandez quando dalla Spagna si trasferisce a Milano. E questo è uno dei tanti spunti che la ricerca di Federico Zeri ci offre, devo dire ricerca alla quale io sono molto grato, perché io ho sviluppato molte delle sue aperture, ho lavorato molto, e dimostra la ricchezza di questo grande studioso, la sua straordinaria apertura di visione, ma credo ci ponga anche qualche interrogativo sul tema che vi dicevo all'inizio, il rapporto tra attribuzione e cronologia. Grazie.